tema per noi fondamentale sono i rappresentanti dei parenti. Il Faggio opera diciamo, attraverso l'attenzione, attraverso diciamo, la cura e la riabilitazione di centinaia di pazienti, siano appunto essi anziani e disabili, e il parente ha un ruolo fondamentale, perché il parente è la persona con cui ci si deve rapportare, la persona che spesso può dare un supporto rispetto all'attività che i nostri operatori svolgono. Il parente quindi è un interlocutore fondamentale, quindi noi abbiamo ritenuto ad oggi di individuare fra i tanti una persona che in qualche modo potesse supportarci, potesse darci insieme agli altri membri del comitato etico delle indicazioni, dei suggerimenti che poi ovviamente la cooperativa porterà all'interno dei suoi organismi istituzionali, che sono l'assemblea dei soci piuttosto che il consiglio di amministrazione. E questo per dare un supporto non solo agli utenti ma anche ai nostri operatori, che soprattutto quando operano sia all'interno delle strutture, ma soprattutto sui servizi domiciliari in cui si entra in casa delle persone, spesso si trovano a confrontarsi con realtà che sono davvero molto, molto difficili. E quindi riteniamo di poter dare anche a loro uno strumento ulteriore per migliorare la qualità del loro lavoro e quindi della loro vita, ma anche e soprattutto di quella dei nostri ospiti, dei pazienti di cui quotidianamente ci occupiamo.